Buon pomeriggio, è tempo di iniziare, sono le 4:30, quindi grazie per esservi collegati. Io sono Monica Biglio, sono la direttrice del Dipartimento di Economia e con piacere, insomma, oggi abbiamo questo nuovo appuntamento che abbiamo, come dire, immaginato essere un pochino più ampio come temi rispetto a quelli affrontati precedentemente, volendo dare uno sguardo non solamente agli impatti di tipo socio-economico, ma anche a capire come i dati in questo caso, quindi i tre colleghi che oggi partecipano sono colleghi che da diversi aspetti si occupano di descrivere i fenomeni, di rappresentarli utilizzando in modo importante i dati da fonti peraltro spesso molto particolari per capire la diffusione e i possibili scenari dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Allora, come sempre, vi ricordo che per quanto riguarda la partecipazione, siete invitati a porre le vostre domande che raccoglieremo poi per il secondo giro di tavolo nella chat, visibili a chiunque, in modo tale che anche i relatori possano vederli. E con molto piacere quindi vi presento i tre colleghi docenti che oggi partecipano a questo talk. Allora, innanzitutto Enrico Bertuzzo, che è un professore associato di idrologia presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica di Ca' Foscari, laureato in Ingegneria Ambientale a Padova, dove ha anche conseguito il dottorato, ha svolto la propria ricerca a Princeton e poi al Politecnico Federale di Losanna nel laboratorio di ecoidrologia per 8 anni, prima come postdoc e poi come senior scientist. I suoi interessi di ricerca riguardano l'idrologia, appunto, i processi ecologici, le dinamiche di popolazioni su reti fluviali, i modelli di diffusione di malattie trasmesse attraverso l'acqua. E questo costituirà anche uno dei temi con cui oggi ci di uno dei temi di cui oggi ci parlerà. Walter Quattrociocchi, che a Ca' Foscari corre nel gruppo Data and Complexity. I suoi interessi di ricerca includono la data science, la network science, le scienze cognitive. I risultati della sua ricerca sulla diffusione dell'informazione hanno supportato la redazione del Global Risk Report nel 2016 e nel 2017 del World Economic Forum e sono stati ampiamente trattati dai media internazionali, tra cui Scientific American, New Scientist, The Economist, The Guardian, New York Times, Washington Post, Fortune. Dal 2018 è consulente scientifico dell'Autorità per le Comunicazioni Italiana, l'Agicom, e attualmente è membro della Task Force per contrastare il discorso dell'odio voluta dal Ministero dell'Innovazione. Michele Costola, infine, ricercatore presso il Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, in precedenza è stato ricercatore presso la Goethe University di Francoforte, Centro Safe, ha ottenuto una borsa europea Marie Curie per il progetto di ricerca Earliness per lo studio dei rischi sistemici e i meccanismi di allarme per la stabilità finanziaria. Oltre al rischio sistemico, i suoi interessi di ricerca riguardano la gestione del rischio di portafoglio, la finanza comportamentale e la finanza sostenibile. Quindi grazie a tutti e tre per essere con noi. Allora, inizierei con Enrico Bertuzzo, a cui ho prontamente già attivato, meglio, attivato il Buonasera, microfono, buonasera a tutti. in maniera che ti possiamo sentire. Allora, il tema che tu affronti è la diffusione in Italia, la diffusione esattamente del virus e del contagio. E in particolare ha avuto molta attenzione un vostro studio, perché è stato fatto ovviamente a più mani, sulla diffusione del virus e soprattutto sugli effetti del lockdown, che ti chiederei appunto di Sì, commentare. beh. Buonasera a tutti, grazie Monica per la presentazione, ma soprattutto per l'invito, che è un piacere essere qui. Ho preparato un po' di immagini per accompagnare la discussione e Prego. adesso tento di condividere. Dovreste vedere la presentazione adesso, Sì. confermate, perfetto. Sì, l'idea di fare questo modello per studiare la diffusione in Italia è nata, penso, da un'esperienza comune di molti, molti di voi, molti di noi. In marzo eravamo chiusi in casa
con questi, ogni giorno ci vengono forniti questi dati della protezione civile e c'è proprio la curiosità scientifica e personale di tentare di capire cosa stava succedendo. Quindi con un gruppo di colleghi con cui collaboro da molti anni per lo sviluppo di modelli epidemiologici, io in particolare mi sono sempre occupato di malattie che si trasmettono attraverso l'acqua, tipo il colera, la schistosomiasi. Mentre i miei colleghi anche di Politecnico di Milano, soprattutto, anche hanno affrontato tante altre malattie, tipo ad esempio l'Ebola in Africa. Comunque, questa è una malattia respiratoria, il Covid, la modalità di trasmissione è leggermente diversa, ma gli strumenti, diciamo, per analizzarle, per modellarle, sono simili. E quindi abbiamo tentato di sviluppare un modello per capire, proprio per curiosità personale, di capire come si stava diffondendo in Italia in quei primi giorni. Perché la Lombardia sembrava avere dei numeri così alti rispetto alle altre regioni e in qualche modo tentare di capire perché, nonostante insomma, gli sforzi, le misure restrittive, gli sforzi che stavano facendo tutti, i sacrifici, i contagi non rallentavano in modo significativo. Quindi partirei direttamente dai risultati del modello, poi magari parlerò più in dettaglio di come si fa. Cioè, in questa animazione, vedete, insomma, qui a destra sono i dati, scala provinciale, quindi l'animazione nello spazio e nel tempo del totale degli ospedalizzati. E qui invece abbiamo anche la serie temporale per tutta Italia. Quindi io farò sempre riferimento agli ospedalizzati e non ai cosiddetti casi positivi, i tamponi che risultano positivi, che di solito vengono riportati nei giornali. Perché quest'ultimo dato è molto eterogeneo, perché dipende molto dallo sforzo di campionamento che si fanno e sappiamo che è stato molto diverso nelle varie regioni. Quindi guardare invece il numero di casi gravi che avevano bisogno di essere ospedalizzati permette in qualche modo di omogeneizzare di più questo dato. Quindi qui invece in centro vediamo la simulazione del modello che tenta di riprodurre lo stesso dato, cioè il numero cumulato di pazienti ospedalizzati a scala provinciale, in modo quindi da poterlo confrontare con i dati, mentre qui a sinistra c'è la stessa simulazione, però vista a un dettaglio più fine, cioè la scala comunale. Quindi ogni pallino rappresenta in quella simulazione uno degli 8.000 circa comuni italiani e il diametro e l'intensità del colore del pallino è proporzionale al logaritmo dei casi ospedalizzati. E quindi si può vedere come inizialmente, come sappiamo, la malattia è partita dalla Lombardia, si stava diffondendo soprattutto lungo le principali vie di comunicazione del paese, e poi questa diffusione è stata rallentata, sia la diffusione nello spazio che anche il numero di casi, diciamo, localmente, per le misure restrittive. Com'è fatto questo modello? Visto che spenderò poche parole, visto che siamo stati bombardati, insomma, in questi mesi da diversi tipi di modelli, di tutti i tipi, questo è un modello di base cosiddetto compartimentale. Avete mai sentito parlare di questi SIR model? SIR è un acronimo per dire che la popolazione è divisa in tre categorie: suscettibili alla malattia, S, gli infetti e infettivi, I, e i recover, cioè i guariti, e si spera immuni. La dinamica è che i suscettibili entrando in contatto con gli infetti si contagiano alla volta e diventano infettivi. Ora qui, diciamo, non abbiamo solo queste tre classi, ne abbiamo un po' di più, ma è una complicazione minore, nel senso, per mettere più realismo in questo modello estremamente semplificato, bisogna aggiungere delle classi, ad esempio, per tener conto degli ospedalizzati, di persone che sono in quarantena, di quelli poi che purtroppo muoiono, e via dicendo. Ma la cosa più importante, diciamo, che bisogna tenere conto di alcune caratteristiche specifiche di questa malattia, di questo virus. Cioè, questo virus, quando uno è contagiato, inizialmente è a un periodo di latenza. Questo è comune a molte altre malattie. Cioè, per 3-4 giorni uno è infetto, ma non è ancora infettivo e non ha sintomi. Cioè, non può ancora contagiare e non ha sintomi. Quello che è caratteristico di questo virus è che c'è un picco di infettività che avviene prima dei sintomi. Cioè 2 giorni prima dell'emergenza dei sintomi abbiamo il massimo della nostra infettività. E questo capite che è una strategia di grande successo per il virus, ovviamente, nel senso che noi siamo massimamente infettivi quando non siamo consapevoli, né noi
né le persone che ci sono accanto. E in qualche modo per questo anche le strategie di autoisolamento hanno funzionato poco, perché una volta che emergono i sintomi questa carica virale tende a decrescere, quindi il danno maggiore è già stato fatto. E poi un'altra caratteristica importante è che ci sono abbastanza asintomatici, mettiamo intorno al 50%, poi magari se abbiamo tempo discutiamo anche di questo, e si è visto come anche gli asintomatici hanno questo picco di infettività intorno al quinto o sesto giorno dal contagio. E è stato emerso anche, ad esempio, con gli studi che sono stati fatti a Vaud, in provincia di Padova. Quindi è importante mettere queste caratteristiche nel modello. Ma la novità più importante, è quello in cui noi ci siamo specializzati negli anni, è che noi consideriamo un modello esplicito nello spazio. Cioè questi compartimenti, ne abbiamo una serie di questi compartimenti, uno per ogni città d'Italia, come in questa figura, e che sono collegati da una rete di mobilità. Quindi praticamente abbiamo un modello di rete, come si vede qui a scala provinciale, in cui abbiamo nodi, le città con questi compartimenti, che sono legati da una rete di mobilità. Cioè una persona residente in una certa città può muoversi per studio o lavoro in un'altra città, infettarsi là e portare l'infezione nella città da dove è partito. Ed è questo il meccanismo principale per cui si diffonde nello spazio la malattia. Come abbiamo fatto a stimare questa mobilità? Per la mobilità prima del lockdown o addirittura prima del paziente 1 famoso di Codogno abbiamo usato i dati dell'Istat. C'è nel censimento, c'è informazioni per ogni comune d'Italia, la percentuale di persone che risiede in quel comune ma lavora o studia in un altro comune. Poi per capire come invece si è modificata questa mobilità, dopo le misure restrittive, le zone rosse, fino ad arrivare al lockdown, abbiamo sfruttato dei dati che si ottengono dalla mobilità tracciando i cellulari delle persone. Questo è stato fatto da un altro studio indipendente, in particolare dalla Fondazione ISI di Torino. Magari anche Walter potrà dire qualcosa in seguito su questo tipo di sorgente di dati. Infine, poi abbiamo tentato di implementare il più fedelmente possibile le zone rosse, vietando l'ingresso e l'uscita da queste zone, e di stimare qual è l'effetto delle misure di distanziamento sociale nel numero di contatti e nella trasmissione del virus. Quindi questa immagine è molto simile, riassume i dati che vi ho fatto vedere anche nell'animazione e essenzialmente riporta per tra le 5 regioni italiane più colpite e per tutta l'Italia la serie temporale dei nuovi casi che sono ospedalizzati ogni giorno e delle morti giornaliere. Quello che volevo stressare qui, evidenziare, è che noi non abbiamo assunto nessuna differenza tra le varie zone d'Italia, tra le varie province, nel senso che abbiamo gli stessi parametri epidemiologici, a parte diciamo, le zone rosse, alcune restrizioni che sono diverse e la mobilità che è diversa, ma i parametri di trasmissione sono gli stessi. Questo per dire che ci saranno stati approcci migliori, peggiori, errori nella gestione fatte meglio nelle varie zone d'Italia. Ma grossa parte delle variabilità che noi abbiamo osservato può essere spiegata semplicemente dal fatto che avevamo diverse condizioni iniziali. Nel senso che nel momento in cui ci siamo accorti della malattia, il famoso 20 febbraio, o nel momento in cui abbiamo attuato delle misure restrittive, lo stato dell'epidemia era molto diverso nelle varie zone d'Italia. E questo in qualche modo ha determinato tutto il decorso che abbiamo osservato poi in seguito. Infine, come mi chiedevi, noi abbiamo tentato di riprodurre nel modo più fedele possibile appunto le restrizioni di mobilità, la diminuzione della trasmissione del virus data, come sembra apparire dai dati, come si può stimare dai dati dal distanziamento sociale, possiamo fare un esercizio virtuale con il modello di vedere cosa sarebbe successo se non avessimo fatto tutto questo, se avessimo continuato a comportarci come se non ci fosse il virus. E questo è un risultato che poi è stato anche ripreso di più dai media, è che sono state evitate nel primo mese solo, questa è una simulazione che va solo fino al 25 marzo, 200.000 ospedalizzazioni che avrebbero comunque portato a un collasso del sistema ospedaliero. Qui vorrei proprio aggiungere un'ultima nota per dire che mi sono trovato spesso a discutere con questi risultati.
cioè noi abbiamo potuto stimare l'effetto delle misure che sono state implementate. Questo non implica logicamente che un mix diverso avrebbe potuto portare allo stesso risultato, però con questi metodi, con i dati, avendo avuto una sola realizzazione del processo, non possiamo dirlo, diciamo. Bene, e in effetti è impressionante, cioè fortunatamente insomma che certe misure si sono prese, perché altrimenti la situazione sarebbe degenerata fin troppo rapidamente. Rispetto a adesso, quindi, che siamo in fase 2 e ci si preannuncia un'apertura ancora più importante dalla settimana prossima, che scenari si intravedono? Sì, questi sono i risultati appunto di quell'articolo che ho fatto vedere all'inizio, che si riferivano fino al 25 marzo. Cioè, abbiamo un altro preprint disponibile, stiamo lavorando ad un'altra pubblicazione dove abbiamo aggiornato, diciamo, il modello, tentando di apprendere insomma da tutti i nuovi dati che sono disponibili fino al 1 maggio, come si vede qui, per l'Italia e per le altre cinque regioni più colpite, e ha tentato di fare delle, io chiamerei scenari appunto, perché non sono previsioni, ma sono scenari, perché bisogna fare delle assunzioni riguardo al futuro, di come si potrà evolvere appunto nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Allora, la curva blu che si vede qui sarebbe quello che come ci evolverebbe l'epidemia se avessimo mantenuto il lockdown, o comunque se, nonostante il rilascio di alcune misure, fossimo in grado di mantenere lo stesso livello di trasmissione del virus. Cioè, quello è il livello di trasmissione raggiunto durante l'ultima fase del lockdown. Se invece aprendo alcune attività, consentendo alcuni tipi di mobilità, alcune attività, si dovesse verificare un incremento del 20% globale della trasmissione del virus, saremmo in uno scenario di tipo verde, mentre del 40% di quello viola, saremmo in una traiettoria del tipo di quella viola. Quindi fino a un 20%, diciamo, l'epidemia è ancora gestibile, nel senso che è sotto controllo nella maggior parte delle regioni italiane, mentre un 40% porterebbe presto, insomma, a una velocità di crescita comparabile a quella che avevamo a marzo. Ora la domanda è, ma si può prevedere, se aprendo alcune attività commerciali, aprendo le scuole, qual è l'effetto nella trasmissione del virus? Se siamo in uno scenario più 20%, più 40%. Questa è una domanda effettivamente abbastanza difficile. Ci sono dei gruppi di ricerca che hanno tentato di rispondere a questa domanda, anche l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto degli scenari di questo tipo. È molto difficile perché non dipende solamente dall'aumento del numero di contatti che avremo. Quello si può in qualche modo prevedere. Noi sappiamo che a scuola ogni persona ha un certo numero di contatti, in certi ambienti di lavoro altri numeri di contatti. Ma dipende anche da quanto efficienti sono i dispositivi di protezione individuali, mascherine, guanti, e su questo è molto incerto, soprattutto per questo virus. E anche come sono i nostri comportamenti individuali e l'azione collettiva dei nostri comportamenti individuali sull'obbedire a queste misure, su com'è cambiato anche il nostro comportamento, visto che ora siamo coscienti dei rischi di questa malattia e come questo evolverà nel tempo. Quindi quello che ci proponiamo di fare qui, visto che ormai alcune decisioni sono già state fatte, è monitorare, possibilmente anche in modo migliore di quello che abbiamo fatto adesso, i nuovi casi gravi che richiedono ospedalizzazioni nel tempo, possibilmente anche riducendo il ritardo, insomma, tra la diagnosi e il tra il test e il risultato del test, in modo da osservare veramente l'andamento dei casi e vedere se sta dipartendo, diciamo, da quello che sarebbe la curva blu, dal livello di trasmissione che abbiamo ottenuto, e quindi stimare a posteriori l'incremento effettivo di trasmissione. Con questo quindi c'è da immaginare uno sforzo in termini di test e di tracciamento dei positivi, quindi? Sì, l'idea è che finora, diciamo, abbiamo sempre rincorso un po' l'epidemia. La strategia di controllo
non si è potuta quasi sempre implementare perché le strutture ospedaliere erano un po' sovraccariche di lavoro. Ma l'idea è che, ad esempio, noi possiamo permetterci alcune attività in più, della mobilità in più, avere più contatti che potenzialmente ci porterebbero ad avere una trasmissione del virus più alta, però può essere contrastata con delle strategie di controllo. E quello di cui si è più parlato appunto sono le famose 3T, test, trace and treat. Cioè bisogna testare le persone, trovare i positivi, tracciare i loro contatti, cioè trovare eventualmente le persone che queste hanno contagiato, isolarle in modo da spezzare le catene del contagio e treat, eventualmente trattare le persone malate. Quindi visto che se ne è parlato molto, volevo proprio fare un esempio quantitativo, numerico, di come può avvenire, di qual è lo sforzo che bisogna fare. Cioè supponiamo appunto di focalizzarci sulla Lombardia, che è la regione più colpita, e supponiamo appunto che il nuovo rilascio del lockdown abbia portato un aumento del 40% della trasmissione, quindi potenzialmente una curva, possiamo dire qui, di questo tipo, la curva viola. Si può calcolare qual è lo sforzo di isolamento necessario per contrastare, controbilanciare questo aumento di trasmissione e in qualche modo riportarci comunque nella curva blu, cioè in un livello di trasmissione che abbiamo faticosamente raggiunto durante il lockdown. E questa informazione è nel grafico sotto che ora vi aiuto a leggere. Cioè supponiamo di avere un 40% appunto di trasmissione in più nella SEIX. Quindi questo qui sono circa 1200, sono il numero di persone che o sono infettive o lo stanno diventando tra pochi giorni, cioè sono già esposte, che devo riuscire a isolare, cioè scovare, identificare, isolare ogni giorno in Lombardia per contrastare questo aumento di trasmissione e mantenermi sulla curva blu. Quindi pensate appunto anche in termini numerici allo sforzo, bisogno di personale per rintracciare, identificare e isolare queste 1200 persone al giorno. Cioè ogni giorno devo ripetere questo sforzo. Era 1200 su quante? Questa è un'informazione riportata qui, sono più o meno, adesso ai livelli di adesso, 22.000 stimiamo. 22.000 persone che sono infettive lo stanno per diventare, quindi sono 1.200 su 22.000, cioè circa il 5-6%. Allora questo si può concludere abbastanza facilmente, non può essere fatto facendo dei campioni random, a caso, perché dovrebbe testare tantissime persone, praticamente si può concludere il 6% di tutta la popolazione ogni giorno, che non è fattibile. Ovviamente bisogna fare delle ricerche mirate e questo è quello che si è sempre fatto in epidemiologia come strategia di controllo. Cioè si identificano i casi sintomatici che testano positivi e si vanno a tracciare i contatti, le persone che sono state a contatti con questi casi, anche eventualmente aiutati da queste app di cui si sta discutendo, che facilitano questo lavoro, si tracciano i contatti e si isolano queste persone. Allora qui, per vedere appunto questo sforzo, ho riportato anche l'informazione che è nella linea tratteggiata nera, che è se io riuscissi a isolare tutti i contatti delle persone che sono sintomatiche ogni giorno. Cioè ogni giorno ci sono delle persone che manifestano i sintomi, probabilmente sono più facili da identificare o fanno self-reporting, si chiamano il pronto soccorso. Se io riuscissi a isolare tutti i loro contatti, riuscirei ad avere appunto isolare quelle persone nella curva tratteggiata nera. E vedete che non sempre questo è sufficiente. Cioè in questo caso, ad esempio, sia qui che qui c'è un gap. Cioè non sempre isolare tutti i contatti delle persone sintomatiche che emergono ogni giorno è sufficiente per controllare l'epidemia. E questo può sembrare controintuitivo, perché lo dice, se di tutte le persone sintomatiche io isolo tutti i contatti, come fa la malattia a progredire lo stesso? Il fatto è che c'è una parte della malattia che non è osservata, che è la trasmissione fatta dagli asintomatici. E più il loro ruolo è importante, più difficile è questo sforzo di isolamento. Comunque non è che
sia impossibile. Semplicemente bisogna agire in questo modo, bisogna passare ai cosiddetti contatti secondari. E qui concludo, cioè, dato un caso indice, un caso sintomatico, prima si guardano i contatti primari, cioè tutti i contatti di questo individuo. Bisogna a questo punto, se non è sufficiente isolare questi, come abbiamo visto, bisogna fare il test anche a queste persone, trovare quelle effettivamente positive e quindi potenzialmente contagiose, e in cascata andare a vedere i contatti secondari di questi contatti primari. E via via, diciamo, allargare questo albero di contatti fino a raggiungere un target di isolamento che può essere sufficiente per controbilanciare questo aumento di trasmissione. Cioè, non vorrei più scendere nei dettagli, ma volendo sì. Si può discutere, magari lo lasciamo dopo, sto andando un po' lungo, quanto è fattibile e il meccanismo che bisogna mettere in piedi per riuscire effettivamente a fare questo. Sì, infatti, perché appunto non è semplicemente, cioè si allarga la cerchia e l'insieme delle persone, per cui bisogna avere traccia e contezza di tutti i contatti. Allora, grazie Enrico. Io passerei, ti chiedo di staccare in modo tale che posso passare a Walter, che intanto saluto, e con Walter che si è occupato tantissimo di utilizzo di dati e fonti, soprattutto per capire se poi, come dire, le informazioni che transitano attraverso queste fonti sono, come dire, utilizzate e riportano informazioni corrette. Quindi affronterei il tema della diffusione in maniera un pochino diversa, meno epidemiologica come abbiamo fatto con Enrico, ma non altrettanto virale, perché insomma virale può esserlo ugualmente. In particolare, una prima cosa, un aspetto che ha già toccato Enrico, c'è bisogno di utilizzare dati, c'è bisogno di utilizzare fonti diverse. Aspetto appunto dei contagi, la trasmissione è importante, ma anche per altre fonti. C'è questa collaborazione appunto tra i grandi produttori, diciamo, di dati e il mondo accademico, le università, di cui ti chiederei un pochettino di parlare proprio di questa iniziativa Data for Good, che poi è uno dei pezzi, insomma, stati utilizzati anche nell'analisi di Enrico. Sì, nel senso, noi ci siamo in qualche modo interfacciati. Allora, io coordino il gruppo della Task Force Dati del governo sulla questione impatto sociale ed economico. Perché questo tipo d'approccio? Perché praticamente, avendo a disposizione i dati di Facebook, prima che si partisse con l'idea che potessimo in qualche modo cominciare a studiare queste cose in funzione di task force e tutto, eravamo partiti in una struttura molto simmetrica a quella di Enrico. Siamo partiti con una forte collaborazione con il Politecnico di Milano, però con il gruppo degli economisti, e abbiamo cominciato a lavorare pure con Alberto Tozzi e Caterina Rizzo, che sono altri due epidemiologi invece su quel dettaglio lì. E l'idea era, siccome esiste l'iniziativa Data for Good di Facebook, ovvero Facebook, per rifarci un po' la faccia probabilmente dopo Cambridge Analytica, decide di aiutare ricercatori, scienziati e varie per attraverso la fornitura di dati. Mettono a disposizione dei dati, le disaster maps, loro le chiamano, mettono a disposizione questi dati per in qualche modo tirarci fuori qualcosa. Insomma, cioè, sono stati forniti, all'inizio non erano proprio pulitissimi, abbiamo dovuto fare un po' di merging con loro perché non erano arrivati sporchi, abbiamo analizzato un po' la robustezza del campione, venivano fuori cose un po' strane, insomma, quindi abbiamo chiesto correzioni, abbiamo scoperto degli errori, ci hanno ringraziato e abbiamo fatto tutta una serie di analisi che vi faccio vedere tra poco, insomma, che in qualche modo abbiamo sfruttato questi dati un po' per capire un po' l'impatto economico, un po' per sulla falsa riga di quello che ha fatto in maniera molto più efficace ed efficiente Enrico, costruire degli scenari che potessero in qualche modo darci informazioni su quali erano le politiche migliori da mettere in atto per la fase di release dal lockdown. E una su cui ci siamo battuti e ci stiamo ancora battendo con l'Istituto Superiore di Sanità è quella, per esempio, di fare il distanziamento tra classi di età,
perché pare che ci sia una differente contagiosità dividendo per corti di età, cioè in particolare i giovani sembrano molto più resistenti, ma più infettivi, mentre gli anziani sembrano essere molto più danneggiati dall'impatto. Quindi applicare il modello israeliano, che tipo di vantaggio comporta? Quindi sono messi in atto tutta una serie di faccende. E in qualche modo Facebook è stato talmente tanto contento dell'indagine, in particolare quella econometrica che abbiamo fatto, ovvero abbiamo classificato i comuni in cui si è sentito maggiormente l'impatto del lockdown in termini di indice di deprivazione e IRPEF, e vediamo che sono i comuni più svantaggiati. Abbiamo scoperto l'acqua calda, fondamentalmente, che l'impatto si è sentito di più nei comuni poveri. Abbiamo scoperto questa cosa, ma il risultato è piaciuto talmente tanto a Zuckerberg che l'ha citato 2 settimane fa nel suo editoriale su Washington Post per come iniziativa virtuosa per quanto riguarda l'iniziativa Data for Good. Speriamo che questo oltretutto sia un inizio, cioè che l'emergenza sia stata un'occasione per far partire questa collaborazione con Facebook. Io ho praticamente un interfacciamento settimanale, se non anche più frequente, con Facebook Italia per interfacciarsi su questo tipo di cose, e li sto spingendo, cercando di convincerli a far partire questa cosa in maniera più o meno permanente, cioè avere un data lake a disposizione con delle persone che possano analizzare questi dati ed essere più tempestivi nell'impatto. Perché nell'indagine, cioè diciamo tra il rapporto che troviamo tra politica e governo, insomma, tra politica e scienza, c'è una forte difficoltà di mettere insieme i piani, cioè il piano scientifico non è quello politico e viceversa, quindi quello che è importante per il politico non è importante per lo scienziato e viceversa. Il linguaggio è completamente diverso, perché un discorso scientifico comincia con un dipende, c'è una certa probabilità e misuriamo l'incertezza, lì invece si vuole qualcosa di utilizzabile in termini normativi, che non è facile. E non plus ultra, diciamo, l'esperienza, diciamo, di interfacciamento con questa cosa e anche un'altra iniziativa con cui stiamo collaborando con l'Autorità Garante per le Comunicazioni e Sony Lab Europa, dove praticamente stiamo cercando di mappare la diffusione dell'informazione durante il Covid. Perché? Perché c'è una comunicazione istituzionale nella gestione delle emergenze, c'è una comunicazione giornalistica che tutti i giorni ci informa su quello che succede, e poi c'è il traffico di informazioni sui social. Tutti e tre contribuiscono alla nostra costruzione delle percezioni e le decisioni che mettiamo poi in atto. E è stato molto interessante notare che, dopo tanta diatriba che si era fatta sul fatto la scienza ci dà verità assolute, la scienza ci dice questo, la scienza ci dice quell'altro, ci siamo ritrovati in un reality show chiamato Covid-19, in cui la scienza si è mostrata per quello che è, cioè un tentativo onesto di capirci qualcosa, e in qualche modo abbiamo notato che sia le istituzioni sia il giornalismo ha fatto molta fatica a raccontare questo processo in corso d'opera. E quindi con l'Autorità Garante per le Comunicazioni stiamo monitorando la situazione, facciamo dei report settimanali con l'idea di fare un report sperando, quando avremo abbastanza dati, un report definitivo in cui daremo dei suggerimenti, tra cui vi anticipo, uno di questi sarà suggerire una maggiore formazione scientifica a chi fa giornalismo. Perché è un elemento molto importante. Quindi, diciamo, questa è un po' la panoramica generale. Poi, se volete, vi do qualche grafichetto che ho preparato per farvi vedere un attimino l'idea del tipo d'analisi che abbiamo portato avanti. Puoi condividere lo schermo, che così vediamo. E poi nel raccontarlo, appunto, c'è questo aspetto che hai citato, che è particolarmente interessante, il rapporto tra dati, la lettura dei dati, e la politica, poi l'utilizzo di questi dati a fini politici. Quando dico fini politici intendo nel senso buono, cioè per quello che significa prendere decisioni a livello politico, che ovviamente impattano in questo periodo in maniera poi importante anche sulle nostre libertà fondamentali. Quindi, diciamo, l'approccio data driven in questo contesto è stato molto, molto sentito, cioè per la prima volta, credo, non è per una distinzione politica, insomma, cioè nel senso, però per la prima volta si è messa in atto un meccanismo virtuoso che cerca di mettere insieme politica e data science, analisi dei dati in generale, per supportare le decisioni. Adesso la parola chiave è policy data driven, no? Fare politiche data driven. Il problema è che non sempre queste politiche sono spendibili, nel senso, il risultato della ricerca data driven non sempre è spendibile per decisioni di policy. Alla fine ci serve il decisore politico, è necessario. Infatti è nato anche un forte dialogo con alcune parti politiche, per me di riferimento,
in cui fondamentalmente si sta cercando di declinare in maniera fruttuosa questo processo. L'idea è quella di cercare di creare un consenso, quantomeno alla prassi scientifica, che non si fermi soltanto all'Accademia, cioè esca dalla Torre d'Avorio e cerchi di rendersi utile, perché poi è facile ritrovarsi in un contesto di incomprensione in cui tu praticamente hai fatto una bellissima letterina a Babbo Natale dove hai scritto dobbiamo fare più tracciamenti, dobbiamo fare più tamponi, dobbiamo fare l'app, però poi alla fine dell'applicazione pratica e normativa non ne cavi un ragno dal buco perché ti mancano le infrastrutture, i riflessi sierologici, cioè i tamponi sierologici, il test sierologico sarà verificato tra 5 mesi, ci ti trovi tutta una serie di impossibilità di contesto davanti alla complessità che è molto più complicato del modellino che metti in atto, quindi imparare a dialogare in una maniera molto più, diciamo, interdisciplinare, che secondo me è lo sforzo che dovremmo fare un pochino tutti, ecco, questo è un po' il passaggio. E quindi se... Prego, volevi far vedere qualcosa? O... Si vede? Io ho condiviso lo schermo, non so se si vede, cioè un'immagine fissa. Ecco, adesso... Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, il primo studio che abbiamo fatto è stato il fatto del... come l'infodemia, no? Si parla di diffusione di informazioni, dell'overload, siamo sommersi da una grandissima quantità di informazioni riguardo al Covid. E abbiamo fatto un'analisi su 5 social media diversi, Gab, Reddit, YouTube, Instagram e Twitter, per vedere un pochettino quali erano le attività degli utenti e quali erano i post che venivano più ricercati sull'argomento. E troviamo di tutto, cioè troviamo da informazioni sui vaccini a richieste di benedizioni da parte dei santi e di Dio, quindi troviamo l'essere umano nella sua espressione più totale. E abbiamo applicato degli stimatori per vedere fondamentalmente quanto ogni singolo social media amplifica l'impatto di eventuali informazioni fasulle o meno, perché è girata per un pochino la fake, che le fake news si diffondono più velocemente delle informazioni vere, che è una catalogazione un pochino, diciamo, un po' troppo netta, diciamo, da questo punto di vista, cui è nata una grande litigata accademica oltretutto. Si nota fondamentalmente che la diffusione dell'informazione è determinata dal tipo di audience a cui si riferisce. Cioè, data la narrativa, dato il gruppo di riferimento, l'informazione si diffonderà più o meno velocemente in base a quanto ha catturato l'interesse di quel gruppo. E non è una questione di hub, non è una questione di notizie false o vere, ma è una questione di contesto socioculturale in cui l'informazione attecchisce. Quando parlavo prima del discorso interdisciplinare, no? Prendere i numeri e poi dargli un senso al di là del modellino stesso. E poi un'altra cosa che ci siamo divertiti a fare era la costruzione di un modello, di uno scenario praticamente, costruzione di scenari per uscire dal Covid. Abbiamo applicato uno dei classici modelli di epidemiologia che è il SEIR, Susceptible, Exposed, Infected, Recovered, perché c'è pure una parte di esposizione che in questo contesto c'ha una latenza variabile con una media di 5 giorni, a massimo dei 15 giorni, in cui non sai bene che cosa succede in quel frangente. E facendo un po' di simulazioni, insomma, Antonio Scala, il nostro fisico di riferimento su queste cose, insomma, è stato collega di dottorato di Barabasi, hanno lavorato insieme. Quello che abbiamo... La scelta dei colori è vicina a quella di Enrico, vedo. Penso che ci sia una... Fondamentalmente quello che dici, che facciamo notare noi, è che se dividiamo per classi di età, cioè se facciamo un release, facciamo un full release, la curva si amplifica immediatamente appena il lockdown viene rilasciato. Se vengono distanziate le persone anziane, la curva c'è uno smooth della curva. Se facciamo il social distancing tra giovani e anziani per corti di età, c'è la curva va in verde, la curva verde che sembra leggermente attenuarsi. Poi abbiamo visto l'impatto socio-economico della ricostruzione di questi dati, praticamente dai dati di mobilità di Facebook, e attraverso i dati di mobilità di Facebook, come funzionano i dati di mobilità di Facebook? L'Italia viene divisa in griglie, in quadratoni. In questi quadratoni, se abbiamo l'app con Facebook installata e con il permesso di verifica da parte di Facebook, ogni 8 ore, a mezzanotte, alle 8 e alle 4 di pomeriggio, viene fatto una rilevazione di dove sei. Questo ci ha permesso praticamente di costruire quello che è la mobility network, la rete di mobilità italiana, la rete di mobilità infrastrutturale. E questa rete di mobilità l'abbiamo scansionata tutti i giorni, prima, 2 settimane prima del lockdown e 2 settimane dopo il lockdown. E questo ci ha permesso di costruire una descrizione del processo
L'iscrizione del processo abbiamo notato una frammentazione, cioè quello che succede in tutti i fenomeni critici è che praticamente c'è una riduzione dei link short run e long run, delle connessioni lungo raggio, in favore di un differenziale di mobilità che si concentra nel locale. Quindi l'Italia si ferma, questo è un dato di fatto. E quindi abbiamo costruito una metrica, l'efficienza, ovvero quanto è facile distribuire un pacchetto di informazioni da un nodo ad un altro sulla rete italiana, e quello che troviamo è che faceva schifo prima, ma fa ancora più schifo dopo, la rete di connettività e di mobilità italiana. A questo punto è possibile calcolare il differenziale, cioè dove è stato il maggiore impatto del lockdown, il prima e il dopo. Quindi c'è un delta, viene calcolato un delta che è nel differenziale del lockdown. E se calcoliamo la mediana del cambio d'efficienza nel lockdown e lo mettiamo in correlazione con la mediana dell'IRPEF per capita, troviamo che correla fortemente con gli indici di deprivazione, con gli indici fondamentalmente con a basso reddito. Sta cosa è, siamo in ansia mostruosa perché è andato a revisione su PNAS, è stato revisione a PNAS, siamo pending final revision su sta cosa, stiamo un po' col fiato sul collo, perché se ci piacerebbe insomma avere un minimo. Speravo ti fosse arrivata prima del talk di oggi, invece no. Tutti i giorni che sei pending final decision, sta cosa non è piacevole. Poi E torno indietro sulla slide di prima, comunque, perché effettivamente lì in alto ci sono tutte le, ci siamo noi, tra virgolette, il Veneto, c'è tutta l'area che è stata maggiormente anche colpita. Infatti non correla, cioè l'area colpita non correla con la diminuzione di mobilità, e mo vi dimostro, esatto, perché. Adesso abbiamo fatto, stiamo finendo adesso, stiamo finendo proprio adesso, una comparazione di questi pattern di mobilità tra Italia, Francia e UK, cioè uno studio della resilienza della rete di mobilità, perché abbiamo, nonostante il Covid sia una tragedia, dal punto di vista del data scientist è un'occasione formidabile per studiare cose che non erano pensabili fino a qualche tempo fa. Infatti, quello che facciamo è costruiamo la rete di mobilità prima del lockdown in Italia, Francia, Inghilterra, esatto, e vediamo come si sono cambiate le reti prima e dopo. Questo ci dà una quantità di... C'è un articolo di 10 pagine soltanto su questa figura, praticamente. Perché praticamente la storia pregressa della connettività del paese in qualche modo dà una reazione diversa, dà una figura diversa. C'è questo lockdown che in qualche modo crea un effetto di chiusura, no? Rispetto alla minaccia globale, ci chiudiamo tipo a riccio, diminuendo le interconnessioni, ci fermiamo praticamente. Però questo fermarsi in qualche modo si appoggia a un sistema già esistente, che è un po' dato dall'evoluzione storica, socioculturale, geografica, e troviamo una situazione che è molto particolare. Cioè l'Italia... cioè la Francia è Parigi, spegni Parigi e il resto è autosufficiente, cioè le regioni sono modulari e in qualche modo continuano la loro interazione in maniera autonoma, tra virgolette. L'Italia invece è un mare magnum di connessioni, c'è ancora uno stato federale, tra virgolette, no, è uno stato federale, e quella mobilità che in Veneto non diminuisce è perché la connessione, l'efficienza di movimento all'interno della parte del nord-est dell'Italia rimane molto forte. L'Italia è fondamentalmente Milano, Torino, la parte del Veneto, cioè la parte di Venezia, Roma e un pochino Napoli. Poi se notiamo è pure Trenitalia, cioè l'Italia si regge come struttura di resilienza su Trenitalia, mentre l'Inghilterra è Londra, cioè c'è una rete capillare che praticamente attraversa Londra, e siamo riusciti attraverso un processo di percolazione, che è una cosa complicata, di distruzione della rete per lo smaltimento spettrografico del processo, a quantificare in termini di network l'impatto del lockdown in Italia, Inghilterra e Francia. In Francia è stato distruttivo in termini della rete di mobilità, in Inghilterra e Italia no, l'Italia è una struttura molto più resiliente di quello che pensavamo in termini di struttura, perché essendo molto federata, essendo molto clustered, molto compartimentale, è una rete molto resistente agli shock. Quindi fondamentalmente dove vediamo qui il punto in... comunque più o meno nel centro, all'altezza di 0,50, c'è l'Italia, l'efficienza della rete italiana non è stata particolarmente toccata dal lockdown, probabilmente perché già faceva un po' schifo prima, insomma, non era proprio il massimo prima. Però in termini di impatto notiamo che questa differenziazione nell'ambito dei mobility pattern porta anche a vedere come le tre nazioni hanno implementato diversamente le politiche di restrizione sul movimento, e in Inghilterra è stato pure abbastanza light. Quindi questo stiamo finendo adesso, quindi non vi do il claim finale, ancora non ve lo do perché non è strutturato, non è qualitato, ma pensiamo insomma in qualche modo che riusciamo a dare un modello
che in maniera abbastanza semplice permette di quantificare l'impatto del lockdown, cioè il costo della misura restrittiva in funzione dell'epidemia. Cioè, quindi come contenere, trovare il punto, perché la domanda delle domande in questo momento è: qual è il punto d'equilibrio tra infettati, tra infetti e prevenzione del disastro economico? Questo, esatto. Questa è esattamente la domanda a cui tutti stanno cercando di rispondere, e noi stiamo cercando di andarci abbastanza pesanti. Questo è quanto. Ecco, allora, grazie Walter. Effettivamente questa è la domanda delle domande, quella con cui hai chiuso, della domanda che come dire, il pensiero che sta dietro ogni altra decisione che si sta prendendo anche in questo momento, cioè quanto il allentare ulteriormente le misure per andare incontro a un tentare di andare incontro a una a non bloccare completamente l'ambito economico risulta l'aspetto più importante. Allora io inviterei a questo punto Michele Costola a attivo il microfono. Ciao Michele, che da questo punto di vista ci parla di come la diffusione sia in questo caso dell'informazione, ma anche delle paure, dei timori legati all'emergenza sanitaria si sia diffusa nei mercati finanziari, pensando che i mercati finanziari siano comunque, come dire, un'istituzione, ma uso un termine improprio probabilmente, dove ci sia capacità di anticipare o comunque di anticipare aspettative, di anticipare anche paure. Quindi quella che è la visione dei mercati finanziari in un qualche modo ci dà l'idea di quello che sono le attese del mondo economico rispetto anche al futuro. Michele, parola a te. Grazie mille per l'invito. Sì, diciamo che il sistema economico e il sistema finanziario sono estremamente interconnessi e quindi sostanzialmente le vulnerabilità di uno possono trasmettersi all'altro sistema e viceversa. Quello che ad esempio è successo nel 2008, abbiamo la crisi sistemica globale che è stata alimentata sostanzialmente da una debolezza del sistema finanziario e questo poi è stato trasmesso all'economia reale. La situazione del Covid-19 è diversa rispetto alla crisi finanziaria del 2008, in quanto questo rappresenta uno shock esterno al sistema, uno shock chiamato esogeno. Come se arrivasse un asteroide sulla Terra e facesse dei danni molto gravi. E quindi cosa succede? Questo shock è arrivato nel sistema finanziario e anche nel sistema economico e poi solitamente il rischio di avere una crisi sistemica scatta nella seconda fase, quando abbiamo una risposta interna del sistema a questo shock esogeno. Quindi c'è una bella metafora di Danielson della London School of Economics che la vede come un uragano tropicale che acquista forza man mano che si sviluppa, che man mano che inizia ad andare. In questo caso la crisi può diventare sistemica. Quindi quello che vorrei farvi vedere io oggi è partire innanzitutto dalla situazione dei mercati finanziari. Quindi ditemi se vedete in questo momento. Okay. Sì, vediamo Michele. E quindi qui vi porto sostanzialmente tre tabelle che secondo me sono indicative di quello che è successo nei mercati finanziari. Innanzitutto abbiamo il 12 marzo 2020 che viene già definito il giovedì nero, specialmente nelle borse europee. Vediamo che l'Italia ha perso il 17% in un giorno facendo il record storico, seguita dalla Germania e Francia al 12% circa. E poi abbiamo la Spagna su 14 e via con Regno Unito e gli Stati Uniti. Regno Unito e Stati Uniti in quel giorno hanno fatto il record che è stato solo secondo al lunedì nero del 1987, dove gli Stati Uniti col Dow Jones avevano perso circa il 22%. Poi vi porto due fotografie sostanzialmente. Una a gennaio e una fatta venerdì scorso, l'8 maggio. Queste si riferiscono a inizio anno, cioè vediamo i rendimenti cumulati, come si sono mossi i mercati da inizio anno a marzo e a maggio.
Perché ho selezionato questi paesi? Perché questi paesi sono i paesi che sono stati maggiormente colpiti a inizio maggio al di fuori della Cina. Quindi chiaramente abbiamo l'Italia, poi abbiamo avuto la Spagna, la Francia, la Germania e il Regno Unito con gli Stati Uniti. Come potete vedere, la situazione più drammatica è stata a metà marzo, quindi in quella settimana lì, tra la seconda e la terza settimana. Abbiamo avuto l'Italia che è arrivata a perdere il 37% sostanzialmente, come la Germania e come la Francia e la Spagna. Lo stesso gli Stati Uniti, quasi un terzo del valore rispetto a inizio anno. La situazione poi è sostanzialmente migliorata per gli Stati Uniti. Se vedete, attualmente hanno recuperato quasi 20 punti, stanno perdendo il 9% da inizio anno, mentre per l'Italia siamo ancora al di sotto del 25% e lo stesso per Francia e Spagna. La Germania sta facendo un po' meglio. Il Regno Unito si assesta sul meno 20%. E quindi, prima di farvi vedere il lavoro che ho fatto con Matteo Jacopini e con Carlo Santa Giustina, vorrei selezionare degli eventi particolari che secondo me sono indicativi di quello che possono aver interpretato i mercati come segnali importanti in tema Covid-19. Allora, sostanzialmente il Covid-19 viene conosciuto dal mondo il 31 dicembre 2019, perché abbiamo quando i funzionari cinesi informano l'Organizzazione Mondiale della Sanità di una polmonite sconosciuta. Abbiamo poi il 7 gennaio, quando viene identificato questo tipo, che viene questo coronavirus che sarà successivamente chiamato Covid-19. Quindi il virus viene identificato il 7 gennaio. Altra data importante è il 23 gennaio, quando abbiamo il lockdown di Wuhan e successivamente nei giorni seguenti delle province limitrofe. 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia, un'emergenza globale di salute pubblica, quindi questo è un segnale importante, e poi arriviamo a noi in Europa. Sostanzialmente quattro date importanti, cioè tre sono particolarmente importanti per noi come italiani, però la prima, che è il 28 gennaio, è quando c'è stato l'annuncio del Ministro della Salute bavarese come primo caso contagio di un europeo a rientro da Monaco. Anzi, per correggermi, questo era il primo caso di contagio di un asintomatico, sostanzialmente. Il 21 febbraio c'è la scoperta dei focolai di Codogno e Voiuganeo e le prime misure di contenimento di questi focolai, che possiamo vedere come una prima fase di lockdown. Poi abbiamo una seconda fase di lockdown, quando vengono estese queste misure di contenimento all'intero territorio nazionale italiano. Qualche giorno prima erano state estese a tutto il nord Italia sostanzialmente, però il 9 marzo vengono estese al territorio italiano. La terza fase è la terza fase che viene definita come chiusura di tutte le attività commerciali, ovviamente escludendo i generi di prima necessità. E quindi sono queste le fasi che secondo me possono indicare cosa sta succedendo in quel determinato momento nei mercati finanziari. E questo è quello che voglio farvi vedere. Questa sostanzialmente è il grafico dei rendimenti cumulati da gennaio. E abbiamo gli eventi che vi ho appena descritto, quindi la timeline di questi eventi. Quindi abbiamo il 7 gennaio, viene identificato il virus. Dovete sapere che dal 1 gennaio, insomma, il Covid-19, poi sarà chiamato Covid-19, ma questa polmonite sconosciuta è apparsa a tutti perché c'è stata la comunicazione. E poi sostanzialmente abbiamo il 23 gennaio, il lockdown, e qui vedete una piccola flessione durante il primo caso europeo della Germania. Qui arriva il segnale dell'OMS che la dichiara pandemia e emergenza sanitaria internazionale. Ma sostanzialmente, la linea rossa abbiamo l'Italia, vedete che qui abbiamo una buona performance dei mercati. L'Italia arriva addirittura all'8% in quel periodo. Quando cambiano le cose iniziano a cambiare il 21 febbraio. Il 21 febbraio è un venerdì,
quando vengono scoperti i due focolai a Codogno e a Bolgano. Vedete che da questo momento la percezione del mercato cambia completamente. Inizia ad esserci una discesa, un crash molto importante. Vediamo la fase più importante di questa discesa proprio nel periodo dal 9 all'11 marzo. 9 all'11 marzo sono due date importanti per noi italiani, ma l'11 marzo viene anche promulgata dagli Stati Uniti il ban dai voli verso e all'Europa. Giorno dopo vedete un minimo qui, sostanzialmente cosa è successo il 12 marzo? C'è stata la dichiarazione della presidentessa della Banca Centrale Europea, dove ha detto che non ha compito della Banca Centrale Europea chiudere gli spread. Quel giorno è stato un giorno drammatico per i mercati europei. Da qui in poi abbiamo sostanzialmente un inizio di recupero. Quindi qui c'è stato lo sconto economico da parte dei mercati finanziari. Quindi da qui in poi, dall'inizio della pandemia in Italia, la percezione sostanzialmente possiamo dire che è cambiata, perché prima c'erano già i lockdown in Cina, alcuni primi contagi all'estero, ma probabilmente i mercati pensavano a un possibile contenimento. E quindi quello che vogliamo fare nel nostro lavoro, che abbiamo fatto nel nostro lavoro, è cercare di capire se esiste una misura di attenzione che può darci l'idea della percezione del rischio Covid-19. Cosa abbiamo fatto? Michele, se posso, prima che tu vada nel dettaglio, in un qualche modo tu vedi che quel crollo che è stato del 35% praticamente, anche oltre, è quello che in qualche modo i mercati anticipino, quello che è anche l'attesa di... Perché poi sono misure che per alcuni aspetti non si allontanano a quelle che sono le aspettative più pesanti di riduzione dell'attività economica, e quindi per alcuni settori, non per tutti, ma insomma poi con impatti sul prodotto interno lordo, vabbè, italiano o europea che sia, che varia tra il meno 10 di minimo e chi parla di cifre ben di percentuali ben più importanti. Esattamente, e quello che proprio vogliamo misurare è questo, cioè il cambio di prospettiva. Cioè le aspettative probabilmente dopo l'esplosione della pandemia in Italia, con l'effetto del lockdown nel sistema economico, hanno fatto cambiare radicalmente la percezione del mercato. E quindi sostanzialmente quello che può essere, solitamente quando succede un shock nel sistema economico, i mercati scontano in anticipo quello che può essere il trend successivo nell'economia. E quindi quello che può essere successo qui è esattamente questo. E quindi un cambio di prospettiva. Quindi qui si pensava a un possibile contenimento dell'epidemia, e quando è arrivata in Europa, in particolare in Italia, è stato chiaro che questo, con i lockdown successivi, implicava un forte impatto nel sistema economico. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è cercare qualche misura che ci potesse dare indicazione del rischio percepito del Covid-19. E quindi abbiamo deciso di utilizzare i dati disponibili da Google Trends. Sostanzialmente Google Trends rende degli indici disponibili in temporali, chiaramente, sul volume di ricerca che può essere verso una determinata parola chiave o argomento. Nel nostro caso quello che abbiamo fatto è selezionare il topic come argomento Covid-19, quindi questa meta parola che include tutte le ricerche in un dato paese su quel tema. La cosa bella e interessante è che vengono incluse anche le ricerche fatte in lingue diverse rispetto al paese di riferimento. Quindi in questo caso teniamo conto anche delle minoranze linguistiche o semplicemente degli stranieri che si trovano in Italia. Quindi questi Google Data sono disponibili per il motore di ricerca, quindi Google Search, Google News, quando andiamo a cercare le news nel motore di ricerca, o YouTube addirittura. Le tre sono molto correlate nelle dinamiche di quello che abbiamo trovato. Ve la faccio vedere qui per YouTube, ma sono molto correlate. E vedete
che in verde abbiamo la Germania e in rosso abbiamo l'Italia. Qui con le linee tratteggiate vi riporto esattamente la timeline che abbiamo appena descritto. La variabilità di questo indice va da 0 a 100, qui l'abbiamo ribasato a 0 e 1. Qui non significa che la ricerca sia stata zero, ma probabilmente rispetto al picco è stata estremamente bassa. E quindi sostanzialmente dal 1 gennaio fino al 21-22 gennaio abbiamo pochissime ricerche. La dinamica di questi indici inizia a cambiare a ridosso del 23 gennaio. Abbiamo ad esempio qui un picco molto interessante per la Germania quando viene trovato, scoperto il primo contagiato di Covid-19 in Europa. Se vedete questo picco rosso che rappresenta l'Italia qualche giorno successivo, qui abbiamo il picco durante la scoperta dei due turisti cinesi positivi al Covid-19. Sostanzialmente poi c'è una dinamica che sembra scendere e guardate qui cosa succede il 21 gennaio. Abbiamo ovviamente il picco dopo questo giorno dell'Italia, chiaramente dovuta alla scoperta dei due focolai. Pian piano queste serie iniziano ad aumentare, ma il picco più alto per l'Italia è a cavallo dei due lockdown, quindi quello di estensione al lockdown a tutto il territorio italiano e successivamente, due giorni dopo, anche alle attività economiche. Se vedete, gli altri paesi sembrano seguire questo picco, cioè in qualche modo l'Italia sembra anticipare, perché questo cosa implica? Implica che l'Italia chiaramente è stata colpita per prima e successivamente la pandemia si è estesa alla Spagna, alla Francia, alla Germania, Regno Unito e Stati Uniti. E quindi in questo caso l'indicatore dell'Italia sembra in qualche modo anticipare gli altri. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo detto, vediamo se visto che il Covid-19 rappresenta uno shock esogeno, proviamo a vedere se questi indicatori riescono a spiegare la variazione del mercato. Essendo una proxy, passatemi il termine, del probabile rischio percepito, perché il Covid è per definizione un evento negativo, non è che sto cercando Apple o Microsoft, sto cercando qualcosa che è per definizione un'influenza, se vogliamo chiamarla così, o un virus. E quindi l'interesse sulle ricerche potrebbe darci l'idea di questa misura di rischio percepito. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo quindi deciso di considerare questi mercati e vedere se questi indicatori potevano spiegare questi mercati. Vi porto sostanzialmente, non vi porto le analisi econometriche, ma vi faccio un breve riassunto dei tre risultati preliminari che abbiamo trovato, più un altro. E sostanzialmente quello che troviamo è che è vero che l'indice Google Trends per l'Italia anticipa quello degli altri paesi. Troviamo che in media va a anticipare di circa 5 giorni tutti gli indici degli altri paesi. Quindi in questo in parte si riflette anche per il fatto che l'Italia è stata colpita per prima rispetto agli altri paesi europei e gli Stati Uniti. Secondo risultato interessante che troviamo è che questi indici di Google Trend spiegano il mercato di alcuni paesi. Quindi se noi prendiamo i rendimenti di un determinato paese e il corrispettivo Google Trends, vediamo che c'è un potere da parte di questi indici nel spiegare i rendimenti di questi mercati. Lo troviamo statisticamente significativo per l'Italia, la Germania, Spagna e Stati Uniti. Ovviamente la relazione è negativa, quindi quando questo indice è alto, il mercato sarà molto, in termini di rendimenti, molto più basso, quindi una relazione opposta. Ma la cosa più interessante che abbiamo trovato è che se noi sostituiamo gli indici di un determinato paese con l'indice italiano, questa relazione diventa significativa e proprio cristallizzata in tutti i paesi. Quindi l'indice italiano, in un certo senso, spiega meglio i rendimenti di tutti gli altri paesi. E quindi noi lo associamo questo al fatto che l'Italia, essendo stata per prima
il paese occidentale che è stato colpito dal coronavirus rappresenta un indicatore tempestivo, perché sostanzialmente l'Italia è stato un caso studio, è stato un caso scuola. Ha portato questo cambio di percezione nei mercati finanziari, vedendo successivamente cosa è successo con gli effetti di lockdown. Quindi questo potere che ha di anticipare gli altri indici è stato ovviamente perché l'Italia è stata colpita prima, ma poi gli effetti di queste misure di lockdown hanno fatto cambiare probabilmente la prospettiva anche ai mercati finanziari su quello che poteva essere l'impatto economico del Covid-19. Ecco. Su questo, Michele, se posso, effettivamente, allora, il coronavirus è uno shock esogeno ed è indiscutibile da questo punto di vista, però la gestione del rischio coronavirus è invece qualcosa di, come dire, è frutto di scelte, perché appunto la scelta del lockdown rispetto alle varie forme del lockdown o di altri meccanismi di contenimento sono invece endogene in un qualche modo, e spesso anche, proprio per quell'accenno che facevamo prima con Walter, il risultato di un soppesare brutalmente quello che da un lato è il timore di impatto sulla vita umana, perché appunto il numero di casi e crollo della incapacità del sistema sanitario di far fronte a tutti i casi, e dall'altro lato quello che è il timore di una recessione o comunque di un blocco economico di una certa consistenza. Questo però è decisamente più difficile da cogliere nell'analisi, immagino. Però lascerei come domanda aperta, perché esattamente quell'interazione che tra scelte politiche e scelte fondate sui dati a cui faceva accenno anche Walter prima. Sì, chiaramente il punto non è dire che quello che è successo all'Italia ha sostanzialmente anticipato quello che sarebbe successo agli altri paesi in termini di misure economiche, ma di fatto l'impatto economico che hanno implicato queste misure di lockdown, essendo i mercati molto integrati, di fatto già la situazione del debito pubblico italiano non è delle più rose, e quindi essendo il mercato europeo molto integrato, questo ha risposto in modo coordinato, insomma, le perdite si sono mosse tutte in modo molto omogeneo, e quindi abbiamo avuto questi cali in maniera pressoché statica, cioè istantanea in tutti, sì, infatti, e sono stati in qualche modo sì rapidi e speculari, nel senso che uno ha riflettuto ognuno di questi cali ha riflettuto il precedente praticamente, esatto, immediatamente. Allora, grazie Michele, abbiamo fatto un'intera panoramica e vi ringrazio tutti e tre, perché penso che gli spunti siano stati particolarmente interessanti. In chat vedo domande soprattutto di tipo, cioè, che riguardano la parte più economica, i timori per l'Italia. Però prima di farti di riprendere un pochettino queste domande qui, rifarei il giro ripartendo da Enrico. Ho visto che Enrico ha già risposto a una domanda che era arrivata in chat prima, quindi aspetta che, perfetto, scusatemi che, ecco qua, che ci ha risposto una domanda prima in chat. Però, visto anche l'insieme delle presentazioni, soprattutto anche quanto ha presentato Walter, la lettura anche sui mercati, ti chiederei così di, in questo secondo giro di tavolo, di completare, aggiungere qualche riflessione. Sì, sì. Poi c'era una domanda che in realtà subito mi sono accorto adesso era privata, però comunque prendo spunto da quella, che era se negli scenari si è tenuto conto in qualche modo di una possibile diminuzione di virulenza del virus di cui si sta discutendo. La risposta breve è no, nel senso che ci siamo mantenuti con le dinamiche che abbiamo potuto apprendere nella prima fase. Però adesso ovviamente ribadisco che sono un ingegnere, quindi non mi avventuro a trattare temi di virologi, anche virologi evoluzionistici, però possiamo discutere qui insomma di quello che
che abbiamo letto e studiato in questi giorni. Io ci inviterei a essere un po' prudenti su queste, cioè non riporre magari troppe speranze sul fatto di attendersi un'evoluzione molto veloce del virus verso una forma meno virulenta. Può essere che sia stata anche un'impressione, visto che inizialmente sappiamo i soldati di focolai negli ospedali, nelle case di cura, quindi con soggetti molto a rischio, e quindi la virulenza apparente globale è stata maggiore anche per quella. Nel momento in cui siamo magari riusciti a tenere sotto controllo meglio questi focolai, può apparire che la virulenza generale sia un po' diminuita, ma solamente perché le persone che sono state infettate hanno, diciamo, un profilo di rischio diverso. E per, diciamo, anche qui, con tutte le cautele, diciamo che di solito la vulgata in evoluzione, per gli evoluzionisti, è che un virus tende ad evolvere in modo da fare meno danni possibili all'ospite che lo trasporta, perché il virus ha il vantaggio che l'ospite che infetta sia sano, vada in giro con contatti più possibile persone, questo permette al virus di saltare da un organismo all'altro e di mantenersi in vita. Quindi di solito nella storia evoluzionistica si vede che il virus, tipo questo virus probabilmente era nei pipistrelli, lì non faceva nessun sintomo, perché si era adattato a questo. Però ci dicono appunto, leggendo insomma anche letture divulgative su questo, non sempre succede questo per i virus, soprattutto per i virus che non hanno un vantaggio competitivo a cambiare strategia. I virus in cui si trasmettono prima dei sintomi, e purtroppo questo sembra avere alcune di queste caratteristiche, che poi i sintomi siano gravi o meno gravi, non cambia molto per la storia del virus, per la capacità di riprodursi. Quindi insomma, ecco, quindi non è detto che, almeno ho visto alcuni virologi evoluzionisti dire che bisogna essere prudenti, non è detto che si verifichi velocemente un'evoluzione verso uno strain meno virulento. Un altro fattore che molti invocano è la stagionalità, cioè se il caldo può aiutarci o comunque ha un effetto nella trasmissione del virus. Allora, questo, diciamo, dagli studi che si sono fatti su altri coronavirus o anche sulle influenze, cioè sono coronavirus che fanno il raffreddore comune, no? Quelli si sa che hanno una stagionalità, cioè sono più, si trasmettono di più d'inverno e meno d'estate. Anche qui però non si è ancora capito bene, e ci si può aspettare un comportamento anche simile di questo, però non si è ancora capito bene, ci sono due componenti di questa diminuzione di trasmissione con il caldo. Una può essere chiaramente le droplet, le goccioline, siano meno persistenti con il caldo, quindi proprio la trasmissione è diversa, oppure può essere qualcosa che deriva dal comportamento delle persone, nel senso d'estate si sta più sui luoghi aperti, le scuole sono chiuse, sono meno contatti in luoghi chiusi e quindi questo può portare a una minore trasmissione. Quindi già sui virus dell'influenza o altri virus che conosciamo non sappiamo bene qual è l'importanza di questi due effetti nel diminuire la trasmissione d'estate. Se è dominante il secondo, cioè come ci comportiamo, questo in realtà l'abbiamo già raggiunto con il distanziamento sociale, quindi non possiamo aspettarci ancora questo effetto d'estate. Se invece il caldo, invece proprio come fattore ambientale, ha un effetto, possiamo aspettarci una diminuzione della trasmissione durante l'estate. Però vorrei sottolineare che questo non è necessariamente una buona notizia, nel senso, sì, ci permetterebbe d'estate di recuperare del tempo, organizzarci meglio, però vorrebbe dire che la riduzione che abbiamo visto finora è dovuta ai nostri sforzi, al nostro distanziamento sociale, ma anche è stata aiutata dall'aumento di temperatura. Questo significa però che in autunno non avremo più quest'arma. Quindi è un po' più preoccupante la cosa. Bisogna averne altre per... Esatto, bisogna stare un po' attenti appunto nel valutare questi effetti. Comunque la risposta breve era che no. E questo, se volete, è un worst case scenario, assumendo la stessa trasmissione che abbiamo osservato finora. Grazie Enrico. Lascerei la parola anche a Walter, se vuole fare qualche commento. Anche perché so che ne ha tante cose da dire Walter, di solito. Diciamo che il senso buono, Walter. Sì, no, spero di più almeno.
Diciamo che nel senso pratico, diciamo, quello che si è notato fortemente in questo contesto è un po', diciamo, la cosa che mi ha colpito molto, il fatto che in qualche modo si è creato questo consesso in cui c'era la moda all'essere epidemiologo, no? C'era la corsa a fare i modelli per dire quanti morti c'erano, quante cose ci stavano. E praticamente è partito una specie di toto scommesse, no? Perché poi il sampling era un pochino, non era esattamente esaustivo. Quindi questo rituale liturgico per cui alle 16:18 di pomeriggio uno si aspettava i dati della protezione civile con quel sampling fatto a quel modo, era un'approssimazione, sì, sicuramente, ma diciamo non era così accurata in termini di processo diffusivo. Questo per dire che cosa? Che c'è proprio questa noto, a sensazione parlo, non ho dati empirici su questa faccenda, una forte crescita dell'attenzione sul discorso scientifico, ma l'incapacità di saperlo veicolare, perché non siamo in grado di passare contenuti semplici, molto semplici, quali la complessità e il valore della soundness statistica, la significatività statistica di un processo. Cioè il dato è stato ben preso, è ben rappresentato, che cosa significa, le implicazioni che faceva benissimo prima Enrico. Cioè dobbiamo ragionare per scenari, ma ragioniamo per scenari dove facciamo delle assunzioni. Questo non significa che si traduce automaticamente in un atto reale, insomma, non c'è necessariamente, ma stiamo cercando di capirci qualcosa. Cosa che non siamo stati assolutamente come scienziati, come appartenenti al mondo accademico, in grado di fare. Diciamo che spesso per mania di protagonismo un pochettino abbiamo incentivato, ci siamo lasciati facilmente andare a previsioni e, diciamo, esternazioni che non sempre erano così fondate. Questo non è che ha giocato molto per il buon nome della scienza. Ecco. Questo è vero, Walter, però è anche vero che, come dire, vabbè, un tentativo che anch'io molto molto in piccolo avevo tentato di fare per cercare di avere disponibili i dati, per cercare di capirli, però cioè, bisogna averli per poterci lavorare, e oggettivamente quelli che venivano pubblicati, anche se con regolarità, per i modi in cui venivano raccolti, per tutta una serie di cose, non rappresentavano la base dati, diciamo, genericamente, su cui aveva senso lavorare. È anche vero che uno poteva immaginare che ci potesse essere uno sforzo combinato tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istat per partire con un campione di popolazione tenuto sotto controllo e quant'altro, ma il sistema è stato colto dall'emergenza e sull'emergenza l'ha dovuta gestire, quindi l'emergenza viene prima di una qualsiasi meccanismo più statisticamente fondato che ti permetta di raccogliere i dati e di lavorare su questi dati. Con l'auspicio di Enrico di prima, dico, cioè, bisogna essere pronti con armi nuove. Le armi nuove possono essere anche quelle di avere una capacità di raccolta, gestione e lettura dei dati che ti permetta di essere, come dire, ben più pronto, cioè di superare l'effetto emergenza che inevitabilmente ci ha accompagnato in questi mesi, e magari, se effettivamente ci sarà modo di respirare durante l'estate, riuscire poi a ripartire con il, visto anche il timore della seconda ondata o comunque un'ondata di ritorno, per avere più strumenti anche noi, cioè per essere poi di supporto alle decisioni, insomma. Quindi capisco bene quello che stai dicendo. Poi, come dire, la nostra fame, sete, desiderio di protagonismo, vabbè, fa parte della nostra componente umana, su cui... ovviamente riferivo ad alcuni casi particolari, insomma, cioè nel, che tu ben sai, insomma, riferivo ad alcuni casi particolari, sì, so esattamente che ti riferisci, di tutto, che hanno detto una cosa poi un'altra all'opposta, difendendo il buon nome della scienza, poi vengono venire smentiti. Diciamo che però in generale in linea di massima sono perfettamente d'accordo, cioè la direttiva che dobbiamo tenere un po' tutti quanti è quella di cercare di convincere il decisore politico a creare un'infrastruttura permanente che possa essere di supporto immediatamente, non perché il tempo che tu metti in esercizio la cosa ci passano 15 giorni, e 15 giorni in tempi di pandemia sono tanti, sono veramente troppi, tanti. Infatti. E se posso aggiungere, c'è stato anche un po' questa crisi della... che ha coinvolto, cioè, la peer review, i preprint, i giornalisti che non sanno bene distinguere tra le due cose. Un po' anche il nostro sistema di peer review, di pubblicazione, è stato un po' messo in crisi da questa pandemia. Quindi bisogna, sì, che tutti noi capiamo, comunichiamo la differenza, insomma, tra le ricerche in preprint, le ricerche recensite, e avere dei tempi diversi anche in futuro.
Certo, probabilmente anche su questo quell'atteggiamento, un po' di protagonismo che accennava prima Walter, è quello di cui abbiamo anche peccato, perché se è un preprint, non lo, cioè, aspetti che abbia quella validazione che per noi è la peer review e poi lo porti. E non sempre, insomma, si riesce anche noi ad avere queste tempistiche, e d'altronde, come dire, la sete e fame di informazione anche è stata così elevata, cioè quegli indicatori di ricerca che riportava prima Michele, oggettivamente danno atto di questa necessità. E quindi è compito nostro, poi nostro intendo come accademia, come scienza, di trovare il modo di dare risposte a quelle necessità, però risposte per quanto possibile, insomma, fondate. Non che la scienza sia immune d'errore, assolutamente, però almeno nel metodo e nei modi che lo sia corretta. Ecco. Allora io lascerei la parola anche a Michele, che ho chiuso, anche perché Michele, se vuoi riprendere un paio di domande, altrimenti Sì, posso chiudere volentieri, volentieri. Allora, anch'io. Niccolò mi chiede, rispetto alla crisi del 2008, secondo lei la crisi causata dal Covid-19 quanto sarà più grave considerando il caso italiano e quello europeo? Gli strumenti messi in atto sono sufficienti per far fronte a questa crisi esogena? Anche qui, la situazione è paragonabile alla crisi globale finanziaria se guardiamo al debito dell'Italia e di alcuni paesi europei, perché abbiamo avuto la Global Financial Crisis nel 2008 e poi nel 2012 la Sovereign Debt Crisis, che è stata scaturita dalla crisi globale. In questo caso tutto dipenderà dalla risposta che viene data dall'Europa sostanzialmente. È chiaro che se c'è una risposta coordinata, che sia Eurobond o Recovery Fund, ma data l'entità di questo shock, quello che si spera è chiaramente che ci sia una risposta coordinata a livello europeo. E credo che comunque questo si leghi anche a quello che mi chiede Karim, perché mi chiede: le performance dei mercati azionari durante le pandemie passate hanno portato ad un recupero degli indici dopo un mese dal picco. Il Covid-19 ha fermato l'economia, ma il mercato stava già scontando una possibile fase recessiva. È possibile che seguirà un recupero così immediato? Può essere, non si sa. Dipende, anche qui è legato tutto alla seconda fase di cui parlavo prima. Dallo shock esogeno sostanzialmente poi arriva una risposta endogena del sistema. E quindi se a questa risposta endogena del sistema ci saranno interventi coordinati, e torniamo alla domanda di Nicolò, quindi una risposta europea, probabilmente si riuscirà a contenere e a mitizzare questa fase. Altrimenti, quello che può essere è quello che c'è stato in maniera molto meno importante con la crisi sovrana del debito nel 2012. In questo caso, visto che il livello del debito è ancora più alto, le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi. Quello che è particolarmente preoccupante è che in questa fase il paese in prima linea siamo noi, Esatto. cosa che nella crisi precedente non eravamo esattamente noi il paese di frontiera. Sì, le vulnerabilità in questo caso sono ancora più acuite rispetto alla situazione precedente. È anche vero che, come dire, l'intero sistema europeo comunque rischia di essere messo in difficoltà, se è messo in difficoltà, cioè se è in difficoltà e comunque viene messa seriamente in difficoltà l'Italia, quindi è da augurarsi che quei meccanismi, insomma, di collaborazione a livello europeo, di cui si stanno sempre più connotando, si stanno sempre più credendo che abbiano caratteristiche anche di solidarietà, possono essere effettivamente messe in campo, e permettetemi di dirlo, anche di essere capite anche a livello politico in Italia, insomma, perché poi la discussione adesso è anche su questo. Va bene, allora io direi che siamo arrivati alla fine di questa
conversazione di oggi. Ringrazio Enrico, ringrazio Walter, ringrazio Michele, ringrazio per la partecipazione. Gli incontri continuano, la settimana prossima parleremo di crisi d'impresa e quindi dell'impatto della situazione, insomma, su quello che è il meccanismo anche giuridico della crisi d'impresa, ma soprattutto su quello che è l'impatto sulle imprese. La settimana successiva, il 26 di maggio, avremo un incontro invece dedicato all'impatto sul sistema di welfare italiano, sul sistema sullo stato sociale, su quella che è anche la visione dello stato sociale in Italia. Quindi affronteremo aspetti e argomenti più economici. Io vi ringrazio ancora e buona serata, e quindi alla settimana prossima. Grazie.